Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi nuova passeggiata, siamo in Toscana, in provincia di Arezzo, e siamo a vedere le famosissime balze del Valdarno, questi canyon naturali che sono uno spettacolo. Era da tanto che volevo venire a vederli e finalmente ci siamo. Siamo partiti da Castelfranco di sopra, un paesino proprio qua, e dopo pochi metri già abbiamo un panorama incredibile. Beh, iniziamo a bomba direi, no? C'è tanta storia in questi posti qua, poi dopo piano piano strada facendo ve la raccontiamo. Il percorso è un anello di 7 km, per cui molto facile da fare e lo facciamo piano piano. Ci sono tanti percorsi che si possono fare per vedere queste bellissime balze. Noi abbiamo scelto il sentiero dell'acqua zolfina, che è un circuito ad anello di circa 6-7 km, percorso CAE numero 51. Ecco, penso che avremo delle vedute spettacolari. Inizia il sentiero. Che bello. Adesso la prima parte è in discesa, perché dovremo raggiungere un piccolo guado. È idilliaco! Adesso questa parte è un piccolo boschetto proprio. Piccolo guado, sai, dipende un po' dalla stagione in cui viene. Adesso è perfetto perché è primavera ed è la stagione più bella. Poi non è neanche piovuto molto, quindi in teoria è fattibilissimo, sennò qua sarebbe ricoperto di acqua. È consigliato in primavera questo percorso? Sì, sì. E beh, quando la natura è in fiore è una meraviglia. Che... il Grand Canyon della Toscana. Wow. Che posti, eh? Madonna. Con un po' di canyon dietro, veramente incredibile. Che bellezza, ragazzi. Dai, guarda qua. Un po' di cielo, ma non so se resiste. Sì, dai. Non è troppo stabile, però. Le balze sono un fenomeno veramente incredibile, sono dei rilievi di detriti stratificati composti da ghiaia, da sabbia, da argilla, che si sono formati per erosione in seguito al prosciugamento di un grandissimo lago pliocenico che c'era in questa zona circa 2 milioni di anni fa, e poi sono stati modellati dagli agenti atmosferici. Pensate che il primo che si innamorò di questi posti fu Leonardo da Vinci, infatti ha dedicato tantissimi studi a queste balze, e sono contenuti nel codice Leicester, che oggi è di proprietà di Bill Gates. Si prova una certa emozione a camminare in questi posti se si pensa a tutta questa storia che c'è dietro. Poi a conferma che Leonardo era innamorato di questi posti, e pensate che è molto probabile, quasi certo al 100%, che queste balze siano proprio lo sfondo della Gioconda, e quindi insomma diciamo che fanno parte dello sfondo del quadro più famoso della storia. Insieme al ponte, che poi vedremo, che è Ponte Buriano, che se riusciamo dopo questa camminata andiamo a passeggiare anche per là. Per cui c'è tante cose oltre alla natura, no? Veramente. E tornando invece alle balze, Leonardo ha dimostrato che le conchiglie fossili che sono state trovate qui non derivavano dal ritiro delle acque del diluvio universale come si pensava all'epoca. Si pensava così. Ma proprio al prosciugamento di questo famoso lago, che all'epoca appunto si è prosciugato perché le temperature erano molto più calde di ora. Quindi il riscaldamento globale è un corso e ricorso storico. Sì, veramente, detto così sì. Per capire quanto era grande questo lago, le sponde andavano da quelle che sono adesso le colline del Chianti, che sono più basse. È lontano il Chianti? Alle montagne del Prato Magno. E quindi era un mare? Era gigante! Un mare era. Ed era quindi altissimo, no? Cioè, ma quindi era acqua dolce, per questo è un lago? Era un lago, sì. Ah. Comunque è tutte cose qua, per dirla là. Sei WOD! Sei WOD! Grande WOD, ti seguiamo sempre, Radio DJ, dalle 20 alle 22 ogni sera. Cavolo, e tutte cose. WOD è un mito. E noi abbiamo scoperto WOD quando eravamo a fare l'anniversario in Alta Valbadia, la sera, ti ricordi? Sì. E da allora lo guardiamo sempre, fottissimo quel ragazzo là. Altro che Linus, ciao Linus!
torniamo alle balze adesso, perché tra un po' troviamo il punto adatto forse per far partire il drone e facciamo qualche bella panoramica. È un idillio, mi sembra di essere dentro un quadro che passeggia. Ora perché ti ho detto che è lo sfondo della Gioconda. giochi facile, dai, dillo. No, ma veramente, guarda che bello che è. Comunque ora, dopo aver fatto il momento quark, bisogna dire un po' di cavolate. Se no... ma non c'è pericolo, ne diciamo già abbastanza. Okay. Abbastanza. Abbastanza. Bello, Susa. A pote? Dico io. È apoteotico! Andri? Bellissime, spero, insomma, io vedo cose belle. Incredibile. Cosa vedo con Tabù? Ci vogliamo tanto tanto bene, vero Tabù? Tabù, sembri lo squalo visto da terra. Ah, è strozzato, morto Tabù. Mamma. E allora abbiamo trovato questa collinetta e qua guardate che vista. Potremmo fermarci qua a mangiare uno snack e a goderci un po' questo sole. Diciamo che bello. Da un'ora che Andri dice ho fame. No, ho iniziato adesso a dirlo. Ma perché ti sei emozionato? Sì, mi sono emozionato. Io quando volo con il drone poi mi emoziono sempre. Mi prende l'adrenalina e mi dà fame. Allora, sapevo che era bello, però è più bello di quello che pensavo. Ma dove ti porto? Aia! Ma dove ti porto? No, cosa? Che ti posso volare? No. Allora, qua... si va giù all'agriturismo Le Balze. Noi proseguiamo di qua. Ragazzi, se vi piace star con noi e fare altre passeggiate, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina, fate un commento, qualsiasi cosa, fateci sapere che ci siete. Ed eccoci arrivati alla sorgente dell'acqua zolfina. Sente tantissimo che sa di zolfo. Senti l'odore? Ma senti che roba, poi c'è il bianco proprio della zolfo. Queste sono le salite finali, ragazzi. Ci siamo, stiamo per tornare a Castel. A Castelfranco di sopra. Ok. Adesso saliamo perché andiamo a Castelfranco di sopra. Se era Castelfranco di sotto si scendeva. Quanto sei spiritoso. Sì, brutta. È proprio brutta questa. Ma tantissimo. Piaciuto il giro, Susa? Bellissimo, direi proprio un bel anello. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine del giro, per cui dalle Balze del Valdarno vi salutiamo. Grazie di aver visto il video fin qui. Ciao a tutti! Adesso vi mettiamo le immagini forse di Ponte Buriano. Ah, volevo dirvi anche già, che ci abbiamo messo 3 ore e 8 minuti, ma sì, praticamente 5 chilometri 87, quindi dobbiamo ancora finirlo e 6 chilometri sono veritieri. 6 chilometri veri, bello. Dai un voto a sto giro.
Nella nostra media, tra tutti quelli che abbiamo fatto, che voto gli daresti? Ma per quello che abbiamo visto gli darei un bel 9. Addirittura? Sì, perché veramente una cosa così è unica. E poi ovviamente il percorso è breve, insomma 6 chilometri, sono fattibili per tutti e questa è una cosa positiva, così tutti possono venire anche con i bambini. Ovvio a me piacciono quelli più trekking dove fai tanti chilometri, sì. Però la cosa così la vedi una volta. Giusto, è vero. Sono d'accordo con te, vero. Ok, ora inizieremo a fare una scheda di tutti i percorsi che faremo da qui in avanti. No, non credo che lo faremo. Beh, dai, l'importante è sempre l'intenzione. Diciamo questo 9, beh sì, come panorama direi un bel 9 perché è unico, praticamente unico al mondo. But the heart speaks loud. Far from ever feeling lost with me. I'll push you back towards Atlantic Sea. È andata giù l'acqua, sull'Arno. Questo ponte è stato edificato nel 1277, però molto probabilmente c'era qualche altro attraversamento di origine romanica. Di epoca romanica, un sì. Po' più vecchio. Sì. Perché qua vicino c'era la Via Cassia, che era un'arteria molto importante all'epoca romana, per cui qualche ponte già esisteva. E poi è un ponte che è stato salvato durante la Seconda Guerra Mondiale, perché i nazisti lo stavano facendo saltare per aria, mentre sono intervenuti i nostri alleati e per fortuna hanno tolto ci siamo le mine. Salvati al ponte. E questo con molta probabilità è il ponte che appare nello sfondo a destra, per chi guarda, della Gioconda. E c'è ancora un velo di incertezza, però i più concordano nel dire che questo è il ponte e che le formazioni che abbiamo visto sono le balze dove eravamo prima. Quindi oggi abbiamo fatto un giro nel paesaggio della Gioconda. Ed è meraviglioso, ma andate a vedere il quadro e state molto attenti. Mi sembra sulla destra sia. Sì, sono lì. Vedi proprio sullo sfondo, vedi proprio il ponte e poi si intravedono le balze. È uno spettacolo. Ciao ragazzi, di nuovo. Alla prossima. But the heart speaks loud. Far from ever feeling lost with me. I'll push you back towards Atlantic Sea. They're going down for love and love is free. Stick with me and I will guarantee you'll never last alone the crown with me. Crowd with me. Everywhere you go, I'll be.